Salve da Michele Expert, mi trovo nelle macchie delle coserie. Il terreno è stato arato 5-6 giorni fa. Adesso siamo pronti per piantare sia la cipolla. Abbiamo due qualità. Abbiamo provato a fare i semenziari, quest'anno non ci siamo riusciti perché il tempo è stato boh. Questa è quella cipolla tropeana tonda. Vuoi capire che cosa vuol dire tropeana? Però di certo sono cipolle del territorio, sicuramente abbiamo la sicurezza che siano almeno del territorio. Quella è quella tonda e questa è quella lunga. Anche questa qualità di patate, queste qua sono patate a pasta gialla. Potevo prendere quelle del territorio, quelle che sono, però queste qua me le danno più interessanti. Magari mi sbaglio, io voglio provare perché mi dicevano che anche in Sila piantano questa varietà di patata a pasta gialla che è di provenienza francese. Però la Francia, attenzione, che ha una grande cultura sull'agricoltura, e quindi anche loro nel Parigino, in quella zona, sono vastità di terreni agricoli. La Francia è sempre stata una grande terra. Io adesso provo queste qua che stanno, diciamo che sono, secondo loro, le fanno più produttive e anche più grandi. Se no devo prendere quelle che poi ovviamente devo tagliare, siccome non me ne sono rimaste, quest'anno provo queste qua. Comunque sempre pasta gialla nei nostri terreni. Tra l'altro costano pure caro queste qua, quindi chiaramente sono 2 kg. 2 kg 10 euro, quindi sicuramente ci sarà un motivo. Vediamo. Poi se riesco a avere poi una buona raccolta, posso utilizzare queste qua per i prossimi anni. Al momento voglio fare questa scelta. Il terreno adesso devo scegliere. Le patate amano un terreno ricco, ma specialmente anche un po' friabile. Questa terra la vedo un po', adesso sembra giusta, vedete? Ma anche qua potrebbe pure andare bene, vedete? Una terra abbastanza sciolta. E magari preferire o qua o qua. Vediamo come si mette qua questa terra. È una terra abbastanza buona, però tendenzialmente poi diventa più compatto. Quindi cerchiamo di utilizzare questi letti e anche metteremo laddove è possibile. Di là non metto nulla al momento perché attenzione che le patate vanno piantate spostandole di anno in anno, quindi non amano essere piantate nello stesso punto, nella stessa area. Quindi sempre meglio spostare perché mangiano molto dal terreno. La patata prende e non cede potassio, quello che c'è, invece favi, piselli, broccoli cedono qualche cosa, quindi ha bisogno sempre di terreni da variare. Magari dove avete messo le fave, dove avete messo cavoli, rape, va bene le patate. Adesso vediamo anche questa fagiola, vedete, questa, mettiamo anche i fagioli questi qua dove è possibile, quelli fagioli rampicanti, barlotto lungo, lingua di fuoco. E anche queste, un po' di queste zucchine lunghe invernali, meglio metterle prima perché ho notato che se le mettiamo più avanti non vanno. Un po' di questa fagiolina mangia tutto e qualche semino anche di queste zucchine qua, vediamo come vanno. Beh, mi preparo al lavoro, ci sentiamo alle prossime occasioni delle macchie da Michele Expert. Ne avrò almeno per 3 ore di lavoro, forse anche 4.